Giovedì 20 maggio. Giovanni 15, 18, 21. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: «Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Poiché invece non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che io vi ho detto: un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato». Dopo aver parlato dell'amore e dell'amicizia, lo stesso Vangelo ci mostra anche l'altra faccia della realtà nelle relazioni. C'è anche l'odio. Non solo l'antipatia, ma l'odio, una parola che ha il sapore della violenza. Infatti si parla più avanti di persecuzione. Una realtà viva nei primi secoli del cristianesimo, ma che ancora non si è spenta. In molti paesi del mondo i cristiani continuano a essere discriminati, perseguitati e uccisi nel nome di Gesù. Ce lo testimoniano anche recentemente i missionari in Asia, uccisa in Perù, e Christian ferito gravemente in Sudan. Di fronte all'odio del mondo ci ricorda il Maestro che non siamo del mondo, cioè non siamo obbligati a seguire la logica del mondo, siamo plasmati per essere liberi. E qui per mondo si intendono le forze che cercano di impedire la manifestazione del Regno di Dio e i valori evangelici. I discepoli sono coloro che seguono il Maestro, però anche sulla via della croce, la via che fa parte della storia della salvezza. Questa consapevolezza ci dice anche l'appartenenza. Le logiche del mondo tendono a gratificare, ad accaparrare, accaparrare terre, risorse naturali, potere, a controllare le persone, le coscienze, a possedere sempre di più e non importa a quale prezzo. Per questo il mondo vi odia, dice Gesù, perché non siete del mondo, cioè voi appartenete a Dio, popolo di sua proprietà. Questo Vangelo ci invita a chiederci: a chi appartiene la mia vita? La consapevolezza che la nostra vita appartiene a Dio è una certezza che rende possibile affrontare ogni avversità, credendo di non essere soli nella prova. Questa certezza si fonda nel fatto di essere scelti, dice il Vangelo. Il dono della fede è prima di tutto una grazia di Dio, una grazia a caro prezzo, direbbe Bonhoeffer, ma è il prezzo di una fedeltà, di una relazione di appartenenza. Preghiamo oggi perché questa libertà la possano vedere tutti, la possano vivere tutti i cristiani nel mondo. Buona giornata.